Thank you for coming back ladies and gentlemen we are ready to start so as before please ask only one question each in english in italian in spanish or in polish please state your name and your media company first and please ask your question to Ademola Lukman first because then he has to leave we'll then take the question for de Nerone thank you Ciao Andrea Riscassi Rai Sport how is your feeling for this uh, final but we we play for your three goals in Dublin. Okay. Now. Yeah. Um, hello, everyone. Um, yeah, no. I think um, tomorrow night is a different occasion. Uh, we're playing for the UEFA Super Cup, so that's a that's a that's a Tomorrow is a different night, so we're excited about that and then happy to be involved and yeah, looking forward to it. Next question, please. Hi, uh, Ademola. My name is Omar Katuba from Nigeria. Yeah. In Dublin, you scored a hat trick, yeah. and you became the only footballer to score a hat trick in a Re European final. Uh, you face Real Madrid tomorrow. Obviously, a tough opposition. No disrespect to Bayer Leverkusen. but are we looking to to experience another night of glory for you? Um, not just me, but I think. Uh, the whole squad is uh, excited about this occasion. Excited because uh, we deserve to be here through uh, winning the Europa League final. So, you know, our hard work and uh, our persever uh, persever perseverance um, has, has brought us here. So, tomorrow night is another night for us to, to show that and um, to show our quality in the right moment. So, yeah, excited. next question please Ciao Cop um. Ciao Mola ciao, ciao senza senza Cop uh, sarai tu il uh, rigorista Ancora? Uh, senza Cop sarai tu il uh, rigorista. Ah. Uh, ok. Um, I don't know, it's up to the coach to decide. Uh, uh, I don't know. it's for, for the coach to decide yeah. next question please buonasera a tutti. Matteo De Sanctis Bergamo TV, volevo fare una domanda una domanda a testa, volevo chiedere sia ad Ademola che a Marten, domani sera ci sono 6000 tifosi dell'Atalanta allo stadio qui a Varsavia per sostenere la squadra in un appuntamento storico. Che cosa vi sentite di dire ai tifosi? Grazie. Um we're very pleased to have you here uh, and to have made the trip. Um, and tomorrow we'll do everything in our power to you know to win the game i think if we leave everything out on the pitch and give 110% everybody together um, you know uh, that's the best we can do and we're looking forward to to working hard and you know showing that grit next question please Zoran Miscevski, Media Macedonia per Ademola, complimenti wait, wait per la finale di Dublino e per la passata stagione. Uh, non so se c'è un uh, momento uh, speciale o migliore di affrontare Real Madrid, però uh, questa partita arriva con Madrid uh, che non ha giocato nemmeno una partita delle preparazioni con la migliore squadra, con Mbappe che non ha giocato nessun minuto con la sua nuova squadra, senza cross, e con diversi nazionali europei e sudamericani che uh, hanno uno o due allenamenti nella gamba. Pensi che questo è il momento giusto di affrontare il Real Madrid che quasi sicuramente non sarà al 100%. Grazie. Um. I mean, uh, <laughs> it's, it's, a, it's a top team full of top players who, who are ready at any moment, you know. Uh, I don't think there's any best time to, to play Real Madrid. I think uh, we've been focused on us as a team and what we can do in terms of our game and how we can put our effect on the game. So you know, obviously they have their powers and you know they have their the dangers. Um, but like I said, we also have quality, so they they're gonna have to stop us in that sense also. So yeah. Next question. At the uh, floor last floor. question, please. Ciao, Martin, da capitano. dopo. Prima Luc. For Luca. Uh, the, the new arrival Matteo Riteghi How do you see them in training during these days? Thank you. Yeah, no, been very good. Uh, been very good in training. Uh, very strong and technical in a sense where he can take the ball and he's a point man, uh, a person who always wants to score goals. Also, always in the box. So, yeah, very happy to have him and looking forward to working with him. Thank you very much, Ademola. Thank you. you can now ask question to Martin luck. Thank you. In the middle. Ciao Marten, Giorgio Dusi di Bergamo News. 24 febbraio 2021, giocate contro il Real Madrid al Gewiss Stadium, tu hai giocato ovviamente. Ehm, ti ricordi quel percorso in pullman con tutte le persone che vi battevano sul bus sotto? Cosa significa tre anni e mezzo dopo essere qui a sfidare nuovamente il Real Madrid? C'è un senso di conto aperto con la sorte per non, aver, per non avervi fatto giocare quella partita nelle migliori condizioni, ovvero col pubblico? Grazie. Eh, mi, mi ricordo molto bene che secondo me abbiamo fatto l'ultimo 500 metri, ha durato mezz'ora, eh, era durante il Covid senza tifosi, un'altra partita eh, dove abbiamo perso molto veloce Remo, mi ricordo. Non voglio dire un conto aperto eh, perché noi abbiamo fatto il nostro percorso, eh, siamo comunque arrivati qua. Eh, e credo che possiamo essere orgogliosi di, di giocare questa, questa finale con la squadra migliore al mondo al momento. E, eh, siamo speriamo ben preparati, e abbiamo tanta voglia eh, di giocare con, eh, con una grande, grande squadra come Real. Next question. Martin, buongiorno. Daniele Micheli di Mediaset. Nonostante l'infortunio, hai partecipato a modo tuo alla vittoria nella finale contro il Bayern Leverkusen. Adesso la vivi in prima persona questa finalissima. Che cosa si dice ai tuoi compagni? Che cosa stai dicendo ai tuoi compagni? Perché quando si affronta il Real Madrid a questi livelli non è mai una partita normale, no? No, preferisco stare in mezzo come adesso. Lì ho abbastanza sofferto. Eh. Eh, che cosa posso dire a loro? Eh, è, un, è un partita che si, si prepara da sola, sai che sono tanti in motivazione, eh, da quando abbiamo vinto l'Europa League e abbiamo saputo che giochiamo contro il Real, c'è tanta voglia, eh, noi dobbiamo eh, credere soprattutto, se entri in campo eh, non credendo non ha senso di entrare, eh, sappiamo che è una un squadra forte. E favorita, favorita però se noi mettiamo tutto in campo possiamo eh, possiamo mh, essere noiosi per tutti e possiamo anche battere chiunque però dobbiamo essere i migliori di noi stessi e pur, pur in quel modo possiamo eh, eh, può essere una partita molto difficile Riscassi Rai Sport e da capitano come avete gestito nello spogliatoio le assenze, gli infortuni, chi non è stato convocato come Coppe o El Bilal, come, come, come vi siete ricompattati? Grazie. La nostra squadra è stata sempre una squadra compatta, e parliamo di capitano, però abbiamo più capitani nella squadra, ci sono ragazzi che sono già tanti anni lì, pur Rafa che... Purtroppo si è infortunato eh, venerdì scorso, però si è messo in mezzo. Eh, C'è sempre lì e anche qua con noi. Eh, è un peccato che abbiamo tanti essenze. Perché, secondo me, anche per loro sarebbe stato un grande eh, orgoglio e un grande merito di giocare quest eh, questa partita. Eh, noi non dobbiamo avere troppo alibi. Eh, ci siamo. Eh, abbiamo portato giocatori che sanno giocare e noi dobbiamo lasciare tutto in campo domani eh, mi dispiace molto per, per i ragazzi però adesso è motivazione in più per, per vincere la Coppa domani per, anche per loro Last question ultima domanda Ciao Marta, Fabio Gennari, Prima Bergamo Tutto Sport, ti chiedo ti rifaccio la domanda che ha fatto un collega prima un pensiero, una parola per i 6.000 bergamaschi che domani Saranno qui 8.000 a Dublino, 6.000 alla vigilia di Ferragosto. È un risultato, secondo me, straordinario. Tutti loro, come diceva anche Andrea, prima vedono, sentono e aspettano questa partita. Forse anche un po' per tornare a pensare al campo e a quello che siete in grado di fare dentro al campo. Eh, che messaggio ti senti di dare a chi domani, ma già tanti sono già arrivati oggi? Sarà qua con voi per provare a fare qualcosa di eh, che sarebbe veramente incredibile. Speriamo che Possiamo da dare gli stessi soddisfazioni che abbiamo dato a Dublino. Eh, no, è, è, è tanta roba. Sa conosciamo e sappiamo bene la nostra tif tifoseria, che è straordinaria. Eh, abbiamo vi vissuto eh, la vittoria a Dublino, abbiamo festeggiato in città. Eh, Pur a Ferragosto sono 6 miglia bergamaschi che forse con, col caldo preferiscono essere al mare. Però eh, seguito, loro li hanno seguiti ovunque e noi siamo molto contenti, giochiamo anche per loro perché non c'è calcio senza tifosi. E speriamo, eh, come ho detto prima, di dare gli stessi soddisfazioni che abbiamo fatto a Di E loro possono sapere che noi siamo carica e eh, daremo il massimo domani. Grazie a tutti. Grazie mille, Martin. Grazie. Thank you very much. To everyone, the next press conference will start at 7:15 with Real Madrid. Thank you.